Ciò nonostante, insomma, siamo riusciti a fare un paio di interventi che, insomma, hanno dato anche una misura di quello che può essere, diciamo, quello che è il problema, che potrebbe essere il problema un po' del centro abitato, cioè quello dei locali che sono aperti giustamente ai giovani, che noi non vogliamo criminalizzare, ovviamente, perché è giusto che anche i giovani trovino il loro spazio. Però ovviamente è altrettanto ovvio che non ci debbano essere momenti in cui, aiutati da una somministrazione di alcolici in maniera non adeguata, non secondo le norme o da situazioni particolari, poi questi gruppi di giovani che partono per una serata serena poi debbano degenerare in momenti di tensione d'attrito nel centro abitato. E questo poi appunto si verifica se abbiamo anche qualche commerciante che è poco attento alle norme e alle disposizioni, alle norme amministrative, ma anche a quelle che sono le norme sulla somministrazione degli alcolici. Infatti oggi appunto parleremo di un caso, di due casi, uno dei quali appunto è stato quello della denuncia di dei gestori, due persone gestori di un bar, chiamiamolo così genericamente, che avevano servito dei superalcolici e dei minori.